Devo dire con estrema franchezza che Nino Daniele, tra le personalità del mondo istituzionale napoletano e non solo napoletano, è quello che più presta attenzione alle sorti dell'istituto e lo fa oltre che da attento, diciamo, uomo delle istituzioni, pure perché lui non lo dice, ma è di formazione filosofica, la sua tesi è stata sulla Labriola, quindi se legge tanti libri di filosofia, se legge tanti libri di filosofia non è a caso. Grazie anche all'avvocato Marotta per la sua presenza e per avere condiviso questa inaugurazione del Maggio dei Monumenti all'insegna di questa conversazione. Ora, naturalmente io nel parlare di Schopenhauer e Leopardi prendo spunto dall'omonimo dialogo brillantissimo scritto da Francesco De Santis. Francesco De Santis nel 1858, quindi siamo alla vigilia dell'Unità d'Italia, nel 1858 si trova a Zurigo e si trova a conoscere diversi seguaci di Schopenhauer. Schopenhauer è ancora vivo, morirà nel 1860, proprio nell'anno della spedizione dei Mille. De Santis è in esilio a Zurigo. Si fregia della conoscenza dei circoli legati a Schopenhauer, conosce anche Wagner, che era legato al pensiero di Schopenhauer. Ma De Santis aveva conosciuto anche Leopardi, da giovanissimo, proprio giovanissimo, alla scuola di Basilio Puoti, mentre lui era studente lì, si era presentato a Leopardi, suscitando una grande emozione tra i partecipanti alla scuola di Basilio Puoti. Quindi, concepisce l'idea di collegare questi due personaggi e scrive questo brillante dialogo 1858, che ci servirà di orientamento. Però collochiamo i due personaggi. Schopenhauer è nato nel 1788 a Danzica ed è morto, abbiamo già detto, nel 1860. Leopardi invece, come è noto, è nato nel 1798 a Recanati ed è morto in età prematura nel 1837 a Napoli. Quindi, in qualche modo, sono due contemporanei, però la parabola esistenziale di Leopardi è molto più breve. Leopardi non ha conosciuto le opere di Schopenhauer, invece Schopenhauer è stato un attento lettore di Leopardi, quindi c'è stata un'influenza, ma c'è stata un'influenza in una sola direzione, cioè Schopenhauer ha letto Leopardi. Però più che, sottolineare influenze, va sottolineato un clima, cioè entrambi in qualche modo, in maniera diversa, esprimono un pessimismo romantico, romantico sì, ma pessimismo. Sostanzialmente vivono nell'età della restaurazione, sono finiti gli entusiasmi e le speranze emancipative della rivoluzione francese e dell'età napoleonica e il mondo culturale europeo cade in una fase di ripensamento. Ora, quello che voglio sottolineare, che emergerà dal dialogo di De Santis, sono pessimisti entrambi, però il pessimismo di Schopenhauer approda a una visione solipsistica e irrazionalistica, mentre invece Leopardi sostanzialmente lascia aperte le prospettive di una solidarietà, di una ripresa di illusioni collettive. Quindi sono entrambi pessimisti, ma con una forte divergenza. Ora, Schopenhauer è il filosofo e appunto del pessimismo, Leopardi è il poeta. Partiamo dal filosofo. Schopenhauer si sente un anti-Hegel e quindi naturalmente si autodefinisce un nemico della filosofia idealistica, ma la filosofia idealistica di Fichte, di Schelling e di Hegel era il culmine del razionalismo europeo. Ora, in maniera anche a volte, stavo per dire insolente, ma si può dire, Schopenhauer chiama ciarlatani Fichte, Schelling e Hegel, il più gran ciarlatano è Hegel. Lui chiama l'idealismo filosofia di supporto dello Stato prussiano, filosofia di burocrati e attacca in un famoso opuscolo l'università.
Però bisogna dire che Schopenhauer a un certo punto accetta, diciamo, incarichi universitari, anche se ha vissuto sostanzialmente di rendita, e ha uno strano capriccio: pretende a Berlino di collocare le sue lezioni nello stesso orario delle lezioni di Hegel. Conseguenza, non lo andava a sentire nessuno. Quindi praticamente sviluppa un livore ulteriore rispetto a Hegel. Schopenhauer era di una famiglia altolocata, la madre aveva un salotto dove addirittura in alcune occasioni si è recato Goethe, non ha mai avuto problemi finanziari, economici, ha sempre potuto viaggiare. Anzi, vorrei sottolineare che nel 1819 Schopenhauer è stato a Napoli e per lui è stato un anno importante, perché in quell'anno lui ha pubblicato Il mondo come volontà e come rappresentazione, che è il suo capolavoro. Quindi sempre è importante un minimo di inquadramento cronologico. 1819 viene a Napoli, pubblica questo libro in Germania, il libro passa quasi inosservato. La grande fortuna di Schopenhauer comincerà, il successo che direi dura ancora oggi, comincerà solamente dopo il 1848, dopo l'ulteriore svolta pessimistica dell'atmosfera culturale europea. Nel 1848 Schopenhauer si rende protagonista di un piccolo episodio che è pure spiacevole riportare, però che va riportato. Cioè nel 1848, che è l'anno dei portenti, come ha detto Giosuè Carducci, cioè l'anno delle rivoluzioni improvvise, inaspettate in tutta Europa, a partire da Napoli per finire a Vienna, a Budapest, a Parigi, a Berlino, Schopenhauer presta il suo binocolo da teatro a alcuni ufficiali prussiani che sparavano sui liberali, sui patrioti. Il binocolo era allora uno strumento diciamo di lusso, raro, e appunto anche gli ufficiali non erano tutti quanti dotati. Schopenhauer presta questo binocolo per far prendere meglio la mira sui patrioti. E poi, anche alla fine della sua esistenza, lui lascerà una parte cospicua della sua eredità alle famiglie o ai superstiti delle repressioni dei moti del 48. Quindi, voglio dire, insomma, diciamo, la sua configurazione reazionaria, irrazionalistica, è purtroppo particolarmente evidente, comprovata dai fatti. Però il problema è questo, che Schopenhauer sostiene, e questo è un problema che noi dobbiamo tenere presente, che si è riattivato pure nei nostri giorni, che diciamo il filosofo può, dice lui esplicitamente, anche non essere un santo. Noi proprio pochi giorni fa abbiamo discusso il libro di Donatella di Cesare, Heidegger e gli ebrei. Cioè Heidegger è stato per un certo periodo nazista, sì, è stato nazista, è stato rettore dell'Università di Friburgo sotto il nazismo, almeno per un anno, ma la sua filosofia ha a che vedere con la sua adesione, temporanea o no che fosse, al nazismo. La filosofia di Schopenhauer ha a che vedere con questa mentalità così bieca? In parte sì, in parte no. Comunque è un grande pensatore e ci dice delle cose che ci parlano nel profondo. Quindi, detto di questo aspetto antipatico, reazionario, passiamo al suo pensiero. Allora lui se la prende con il ciarlatano Hegel e sostiene invece che il più grande filosofo di tutti i tempi è stato Kant. E quindi lui dice bisogna ripartire da Kant. Il suo capolavoro si chiama appunto Il mondo come volontà e come rappresentazione. Quindi si divide in due: il mondo come rappresentazione, il mondo come lo percepiamo, il mondo che conosciamo è il mondo kantiano, cioè nel senso che noi abbiamo una visione solamente fenomenica del mondo. Kant ci ha insegnato, e ha avuto ragione, che noi conosciamo il mondo quale appare a noi, perché siamo, come il mitico Re Mida, purtroppo destinati, condannati a trasformare la realtà. La realtà, quando viene in contatto con noi, viene trasformata. Quindi il mondo è rappresentazione, è apparenza.
Rispetto a Kant, io su questo cerco di essere rapido, Schopenhauer opera una semplificazione, cioè la trasformazione della realtà da parte dell'uomo con le categorie a priori, con le forme a priori, avviene solo in base a spazio, tempo e causalità. Come sapete, invece, per Kant l'apparato formale che dà forma ai contenuti della realtà è molto più complesso, è fatto di spazio, tempo, le 12 categorie, le 3 idee della ragione. Ora, buono per gli studenti, l'apparato invece schopenhaueriano è molto semplice. Ci sono spazio, tempo e causalità, che sono delle forme che noi proiettiamo sulle cose e con le quali noi diamo ordine alle cose. Allora, il mondo come rappresentazione. Fino a qua noi abbiamo un Kant pienamente condiviso e un Kant, fortunatamente per noi, semplificato. Però quello che è il momento originale del pensiero di Schopenhauer è il mondo come volontà, perché Schopenhauer sostiene Kant ha argomentato che noi siamo prigionieri del fenomeno, conosciamo il mondo solo quale appare a noi e non possiamo raggiungere la cosa in sé. La realtà in se stessa, l'oggetto in quanto tale, ci sfugge irrimediabilmente, perché noi nel momento in cui andiamo appunto a cercare di conoscere l'oggetto, lo riordiniamo secondo spazio, tempo e categorie. Allora, le cose in sé sono inconoscibili. Ora, Schopenhauer a questo punto prende le distanze da Kant e dice: Kant ha concepito l'uomo come una testa d'angelo senza corpo, cioè nel senso che l'io di Kant è un cervello, è la ragione con le sue articolazioni. Kant ha ignorato il corpo. Il corpo per Kant è un oggetto fra gli altri oggetti. Invece io, Schopenhauer, sostengo che il corpo può diventare il filo di Arianna.